Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Prototype. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo iniziato a raccogliere un po' di materiale genetico per magari, chissà, scovare una cura? Ne dubito altamente, ma in ogni caso è bello farglielo credere a questi. In ogni caso andiamo nella prossima missione. Perché ogni volta che sei su sto tetto ti guardi attorno? Southeast Manhattan, but the carrier, the USS Reagan, is supposed to remain off the southern coast. I wonder where those trucks are heading. Wherever they're going, I'm betting McMullen is there. He did this to me, and I'm gonna find out why. Ottimo! And I'm gonna make sure he never does it to anyone else. Ever again. Lo mangerò, lo assorbirò dentro di me. Chissà se la sorella sa effettivamente che il fratello mangia la gente. Ne dubito, o forse sì, boh, chi lo sa. Quartier generale da Blackwatch. Shit, this is a fortress. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? E c'hanno pure il campo di forza lì. Ok, e un soldato ce lo abbiamo. Dobbiamo solo scendere in un punto in cui non ci veda nessuno. Allora, abbiamo questo perimetro che c'ha il controllo. Il punto è che non capisco dove, penso che sia oltre il muro. Questo mi fa chiedere se entrare in acqua sia una buona idea. Credo di no, quindi piano 1. Passiamo dall'altra parte, cercando di evitare il contatto con la gente. Ecco qua. Il bello delle grandi città è che nessuno guarda mai in alto. Ecco fatto. Allora, da questo lato dovrei riuscire a evitare il grosso dei radar. Ok, due radar principali li abbiamo evitati. Scendi, scendi, scendi. Calmo. Ecco fatto, non volevo attirare troppo l'attenzione. Tranquilli, sono un soldato che fa parkour. Allora, siamo all'interno della base e nessuno sospetta di nulla del fatto che io abbia appena fatto parkour per entrare. Shh, va bene così, non preoccupatevi. Sono un soldato come voi. Allora, pietra militare, dobbiamo andare, chiedo scusa, dobbiamo andare, non posso fare la zoomata e questa cosa mi urta, verso l'acqua. Sai cosa? Forse, allora, la butto lì, forse sarebbe stato più semplice entrare proprio cazzo dritto, trasformato in Alex con tutti i potenziamenti. Ok, vorrei riuscire a passare, senza allertare nessuno. Che ne dici se... No, beh, non penso di poter fare delle mangiate furtive con tutta sta gente. Forse effettivamente sarebbe stata un'ottima idea quella lì. Chiedo scusa. Una pietra. Allora, di qua non mi sembra ci sia nessuno. Di qua non c'è nessuno. Questo vuol dire che se faccio un salto e vado dall'altra parte, nessuno dovrebbe accorgersene. Forse è meglio salire sul tetto, aspetta. Ecco fatto. Shh, nessuno mi deve vedere, nessuno mi deve sentire. E nessuno avrà visto nulla. Comandante della Blackwatch sarà all'interno di questo posto. Come faccio ad entrare? Bella domanda. Allora, dove ti trovi? Come faccio a entrare? Devo passare per il tetto? Merda. Boss, I've just caught my eye. We've got a disturbance. Allora, per favore, non guardatemi mentre scendo. Sono solo un soldato che fa parkour. Check that out.
Come faccio a entrare? Come faccio a entrare, scusa? Ah, eccolo, ma scusami. He's the one I want. Ma porca... Ma... Allora... dobbiamo... Che... Il... Sto dicendo che è successo. Dobbiamo aspettare che vada in un punto in cui è da solo. E niente. Aspettiamo, per non allertare nessuno. Più che altro i radar mi preoccupano. Scusami. Dove vai? Sto iniziando a pensare che forse dovrei trasformarmi e consumarlo. Tra poco rimane da solo. No, ma come? Ok, ok, forse stiamo per arrivare in una zona. Scusami, no. Piena di soldati, non ce n'è uno che non mi stia guardando. Aspetta. Aspetta. Ok. Nessuno ci ha visto, nessuno ha percepito nulla. We know Zeus has been spotted multiple times in this area and we're breaking out some new tech to pin him down. This unmanned aerial vehicle can detect the virus at less than 10 parts per million in open air. With it, we should be able to box Zeus in and destroy. Certo, come no? Sicuramente, se non sono io a distruggerli prima. Ma scusami. Come adesso devo andare a uccidere qualcuno? Vabbè. Perfetto, siamo super soldati, nessuno se ne dovrà mai preoccupare. Shh, va tutto bene. Dove si nasconde, scusami, da che parte è? È oltre la strada, va bene. Corri, non ti far rivelare. Ecco fatto. Eccolo qui, nel carro armato lui, eh. Nessuno mi vede? Virali quando la loro luce rossa si è stata individuata. Ah, ma ci sono anche volanti. Fantastico. Vabbè, tanto devo distruggerli, voglio dire. Due. Ecco fatto, dai che lo distruggiamo. Perfetto. Dove scappi? Ecco fatto, perfetto. Uno è andato. No, fermati lì. Perfetto, aspetta, aspetta. Voglio cambiare e mettere questo nuovo. Madonna mia, gli ha strappato la corazza. La corazza, sì. La cassa toragica, volevo dire. Volevo un secondo arrivare. Fammi vedere che cosa c'è qua. Rifugio di Dana. Ah, ma non mi serve, ok. Impedisce ai militari di scoprire il rifugio. Distruggi tutte le pattuglie prima di raggiungere il rifugio di Dana. Ok. Ci penso io. Mettiamo questo. Allora, mettiamo lo scudo. E mettiamo di nuovo i pugni. Aspetta che arrivo, aspetta. Ecco. No, dove vai? Ecco, fatto. È un carro armato andato. Aia. Via. Distrutto? Col cazzo. Prendiamo questo. Preso. Aspetta, aspetta. Ulla. Qualcuno ha lanciato un mega razzo. Beccatelo. Beccatelo anche tu. Preso. L'altro è ancora vivo.
Non per molto. Ecco fatto. Arrivo Dana. Dana Cole, arrivo. Togliamo lo scudo che magari andiamo più veloci. Ecco, aspetta che arrivo, arrivo, arrivo. Sto arrivando. Preso. No, ma come? Mannaggia. Preso. Aspetta che arrivo. Finché ti sono sotto non puoi fare nulla. Preso, così, aia. Me lo sono mangiato. Levati. Dov'è il lanciarazzi? Vabbè, è andato. Preso. Un lanciagranate. Più veloce che prenderlo a pugni. Devo mangiare qualcuno. Devo mangiare qualcuno. Se non ricordo male, ci dovrebbe essere anche un potenziamento per il consumo di cibo, in sostanza. Ci dovrebbe essere un potenziamento per quando consumi. Madonna, però la velocità con cui ti sposti in mezzo ai palazzi è davvero fighissima. Cioè, questo è un gioco molto veloce. E per il tempo della PS3, fermo. Secondo me era veramente tanta roba. Aspetta. Sì, ho capito, fammelo fare. No! Ok, l'ho preso. Madonna, pensavo di averlo... Perché ho fatto cerchio e triangolo, ma ha preso solo il triangolo. I want a curtain of men and armor up the moment the call comes in. Overflights on the rivers are ready to pick off ships trying to cross. The bridges are wired and blocked by armor. Once we're primed, nothing unsanctioned gets on or off. Certo, come no? Fammi... ecco appunto. Dov'è il mio fucile? Grazie. No, fucile, bravo. Forse dovrei anche trasformarmi addirittura. Sto arrivando da Dana Cole. Credo di non averlo neanche colpito. O meglio, sì, in realtà sì. Robottino. Preso. Mi fa morire come la gente che era in mezzo l'ho colpita per sbaglio. Aspetta che mi sposto. Ecco fatto. Aia, bastardo. Ecco fatto. Calmo. Finché sono dietro il mezzo non mi potete fare nulla. Prendilo. Cos'è? Ah, ok, non capivo. Ah, squadra d'attacco in arrivo. Ormai mi hanno visto, fa niente. Forse riesco a sfuggire. Ok. Sfuggire, sono sfuggito. Aspetta. Ciao. Aspetta. Ok. Come ho 50 secondi? Aspetta. E niente, quello... andato, ok. Sbrigati. Abbiamo solo 45 secondi, non so se ce la facciamo. È dall'altra parte della città, minchia. Mi sa che falliamo. Non avrei dovuto perdere tempo con la squadra d'attacco. No, no, ce l'abbiamo fatta, ok. Preso.
No, smettila di... smettila di muoverti! No, ma come è fallito? No, dai! Mi mancava un colpo, come minimo! Mi mancava un colpo! Basta, l'avevo distrutto il carro armato, dai! Che cazzo! Qual è l'ultimo checkpoint? Allora, io 20.000, per adesso questo no, però lo scatto aereo velocizzato ci sto, lo scatto aereo doppio, ok, almeno possiamo andare più veloci, doppio turbo, certamente. Abbiamo 28.000, aspetterei un attimo per prendere 30.000 magari questo. Allora, a questo giro abbiamo un lanciarazzi e a questa volta andiamo subito dove dobbiamo andare. Eccoci qua, questa volta con un minuto di anticipo addirittura. Ecco fatto. Prendi. Prendi. Ok. Robottino andato. Becca questo. Che in realtà avremmo vinto anche prima. Il primo giro. Quando, porca di quella miseria, mancava un colpo al carro armato. Avremmo vinto lì, sicuro. Quindi, che dobbiamo fare ora? Ancora, ma porca. Quanta gente c'è ancora? Oh, altro tizio della trama. Fermo. Chi di voi è? Vieni qui, ti devo mangiare, mi dispiace. Colin Knopper. Quanta gente che stiamo divorando a questo giro. Reagan on the con. This is Palace Command. What's your status, Citadel? This is Citadel Command. All hands report. A questo giro ne stiamo mangiando un sacco. Stand by for order, Citadel. Bravissimo, grazie di avermi dato i dettagli della trama. Allora, dobbiamo continuare. Chi è il primo? Chi è il più vicino? Il più vicino è proprio quello dritto davanti a me, quindi elicottero. Allora, fermo, vieni qui con me tu. Allora, cambiamo con questo. Dobbiamo lanciargliela alla massima potenza. Credo che non abbia funzionato, o forse sì. Infatti. Becca. Anche il robottino. Via. Aia. Aia, no, no, no. Dammi questo. Dov'è il carro armato? Preso. Ecco fatto. Dammi il lanciagranate. Il prossimo più vicino. Questo qua che stiamo andando. Dritti, dritti. Dobbiamo andare. In realtà, sì, si sta avvicinando più quello che questo qua. Allora, aspetta. Sbrigati, Alex. Strano che non ci siano soldati. Ecco, stavo dicendo, strano che non ci siano soldati in giro, Dov'è l'altro? Ecco fatto, sbrigati. Motherfuckers. Allora, aspetta. Mettiamo anche lo scudo per sicurezza. Andato? Perfetto. Ok, pattuglia distrutta. Mi serve il lanciagranate. No, dall'altra parte. Sbrigati, sbrigati, sbrigati. Allora, vieni qua. Elicottero preso. Altro elicottero andato. Ok, sbrighiamoci. Perfetto.
Allora, dove ti trovi? Aspetta, mettiamo braccia così glielo lanciamo più forte. Ricambiamo le braccia con quelle grosse. Ecco fatto. Beccati. Aia. Questo. Aspetta. No, 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 Alex, Alex, hai sbagliato. Vabbè. Fa niente, ormai ci siamo dentro. Ecco fatto. Missione completata una volta rubato il mezzo. Vediamo. 121 bilioni di dollari. Sai cosa? Giusto per sfizio. Ah, è andata. Volevo finire di distruggere i soldati io. Everything was getting worse. There were outbreaks across the city. There were hunters now, thanks to Green. Blackwatch quarantined the island. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? It became clear to McMullen, Gentech's director of research, had linked us all together. He worked for Blackwatch. He had studied Green. Karen and I had worked for him, you know, before. He knew who I was and maybe what had happened to me. Sicuramente. Era tutto un progetto governativo. I find myself. Sì, certo. A niente. McMullen? Lots of things. Some of them even true. Then, chi è il tizio poi dietro? Non mi ricordo. Non mi ricordo chi è il tipo dietro. Saremo ancora nel carro armato? Forse no. E infatti, 6 giorni dall'infezione. Beh, che dire. Ci sono un bel po' di missioni da fare. Beh, vado a fare un po' di missioni secondarie questo giro, per davvero. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!